Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parliamo del LIGO Shark 1, un dispositivo da 6 pollici Full HD con processore octa-core. Andiamo subito all'unboxing. Il LIGO Shark l'abbiamo preso su MyFox, l'ho trovato a un prezzo inferiore ai 170 euro, quindi eccezionale sia come prezzo che come prestazioni. Questo dispositivo della LIGO è un 6 pollici, come vi dicevo, con lo schermo Full HD. In questo caso il nostro esemplare è di colore oro. La confezione contiene un manuale di istruzioni. Al di sotto troviamo la mollettina di estrazione. E il cavo micro USB, come vedete. Alimentatore, in questo caso quick charge con uscita anche fino a 12 volt 1,5 ampere e una bella sorpresa, cuffiette in-ear della LIGO. Non c'è il cavo OTG. LIGO Shark 6 pollici HD con delle dimensioni molto contenute per essere un 6 pollici. In questo caso vedete la colorazione oro, è tutto il frame laterale in metallo, la parte posteriore ha il fingerprint, fotocamera da 13 megapixel, flash LED, logo LIGO e speaker posteriore. In basso abbiamo la micro USB e il microfono e nella parte alta abbiamo la parte dei sensori, la capsula regolare, qui c'è anche il LED di notifica rosso e verde. C'è un flash LED frontale per selfie e la fotocamera frontale da 5 megapixel. Sulla parte superiore troviamo qui c'è un piccolo emettitore infrarosso per comandare i dispositivi infrarosso e il jack audio. Nella parte destra troviamo il bilanciere di volume e il tasto power. Nella parte sinistra troviamo il carrellino per le due SIM, oppure che sono micro SIM, oppure una SIM più un micro SD. In questo caso lo slot è condiviso. L'estrazione del carrello SIM non è proprio agevolissima. In questo caso hanno proprio fatto qualcosa di potevano farla meglio, sembra che questo è un po' corto la mollettina per l'estrazione. Come dicevo, il vano SIM ha la possibilità di avere una SIM, una micro SIM e la micro SD oppure due micro SIM in questo caso. Andiamo all'inserimento. Andiamo all'accensione, 6 pollici Full HD. Lo schermo è di buona qualità, Full HD con dei bei colori e una buona luminosità. Le dimensioni sono molto molto contenute perché siamo a 158 x 83 x circa 9,7 mm di spessore. La retro non è rimovibile, anche se ci sono, probabilmente con un plettro si riesce a rimuovere il coperchietto posteriore per eventuali operazioni di cambio batteria, che in questo caso risulterà sicuramente incollata con biadesivo. Questo è come si presenta il dispositivo. Abbiamo già abilitato il fingerprint, quindi in questo caso andremo a sbloccare il dispositivo. Proviamo lo sblocco col fingerprint. Buono. Lo sblocco è circa un secondo. Abbiamo memorizzato due polpastrelli, quindi i due indici. Andiamo a sbloccare, si sblocca abbastanza rapidamente. L'Android 5.1 con una modifica al sistema della LIGO, quindi un launcher e un'interfaccia proprietaria chiamata LIGO OS 1.2. Qui, come vedete, abbiamo degli abbellimenti grafici e comunque una parte di icone e di gestione anche comunque del launcher e delle notifiche che è completamente diversa. La navbar, come vedete sotto, è particolare perché ha delle varie funzionalità che non sono comunque comuni. Abbiamo questo tasto che serve per scorrere le notifiche. Questo tasto è per le impostazioni, il tasto centrale per ritornare alla home, oppure premuto per il task manager, quindi il multitasking. Il tasto indietro e questo tasto è per rimuovere, quindi fare un immersive mode per rimuovere la navbar, che basterà tirar su per rifar tornare la navbar dove è. Cosa anche molto bella, anche il fatto che comunque è tutto trasparente, è una buona interfaccia, anche se abbastanza fluida, con delle particolarità che poi se vi piacciono potete tenerle oppure cambiare comunque launcher. Ci siamo trovati molto bene.
nelle impostazioni e nell'utilizzo di questo LiGo. È un buon display, è un buon dispositivo. La batteria è il suo punto di forza, batteria da 6300 mAh. La batteria ci permette comunque sicuramente un'autonomia abbastanza importante e comunque ci garantirà almeno da 1 a 2 giorni pieni di autonomia con anche 8-9 ore di uso dello schermo continuato. La luminosità dello schermo è molto buona, vedete adesso ha aumentato molto la luminosità, veramente elevata. Come abbiamo già detto, la fotocamera è da 13 megapixel la posteriore e da 5 megapixel la frontale. Interfaccia fotocamera non è una fotocamera stock come interfaccia, ma abbiamo delle modifiche fatte da LiGo. Come vedete ci sono delle impostazioni per la bellezza viso, modalità HDR, panoramica, PIP e vario. E in questo caso abbiamo anche una modalità Pro che non si è in realtà mai vista. E in questo caso la modalità Pro cosa ci permette? Ci permette di andare a modificare tutti quelli che sono i parametri di esposizione, impostazione ISO e varie gestione anche del bilanciamento del bianco, come vedete. Quindi veramente eccezionale il tipo di scena. Questa è una chicca che non mi aspettavo sul prodotto del genere. La fotocamera si comporta abbastanza bene, abbiamo una anche modalità di messa a fuoco che non è velocissima, però è comunque abbastanza buona per la categoria. Andiamo a vedere la foto. Come vedete, il dettaglio comunque non è male, è comunque buono, di buona qualità. IMX 214, quindi una Sony. Andiamo a vedere la galleria con qualche scatto effettuato. Come vedete, qui siamo in presenza di uno scatto qui standard, qui HDR, per verificare anche la tenuta. Qui, come dice la batteria, come potete notare, abbiamo misurato circa 5800 mAh a fronte dei 6300 dichiarati, quindi comunque una buonissima batteria per quello che siamo riusciti a vedere. Dei selfie con una fotocamera frontale a 5 megapixel. Questo è uno scatto comunque con luce naturale. Questo è uno scatto con flash. Con flash, con soggetti molto vicini, tende a bruciare molto il soggetto perché il flash è abbastanza potente. Altro selfie. In questo caso un selfie con la fotocamera frontale e il flash LED frontale risulta con delle aberrazioni e dei problemi, diciamo, di natura di colore e di comunque qualità generale. Uno scatto senza flash, uno col flash, anche qui, quindi soggetti abbastanza lontani, c'è una buona tenuta del flash. Andiamo a vedere anche la parte delle prestazioni del dispositivo. Partiamo con l'AnTuTu. Come vedete, siamo a 36.290 punti, un buon punteggio. La AndroBench, come velocità della memoria, siamo a 228 MB al secondo, 39 in scrittura, molto buona. Batteria, il DeepBench 3, come vedete, ci dà circa 15 ore di uso, sono partito dal 90% fino all'1%, quindi tenuto conto dello scarto e dell'utilizzo anche magari del 3G, riuscirete tranquillamente a fare 8-9 ore di schermo acceso con il traffico dati attivo, quindi un risultato veramente eccezionale. Android 5.1 è una versione che non è a 64 bit come ci saremmo aspettati, però anche se è a 32 bit si comporta abbastanza bene con il dispositivo. E lo score del Geekbench 3, 619 punti e 2847 per quanto riguarda la parte del multitasking, 19.000 con il test quadrant e 3600 punti con l'ArcPod Prime. Sensori supportati che rivedremo più tardi, comunque sono gli standard più anche la bussola, come dice 32 bit la 5.1. 3G, abbiamo testato il 3G, dovremo verificare il 4G con Wind perché nella zona in cui siamo non c'è una corretta tenuta del 4G, dovrò verificare. GPS con una buona capacità di aggancio, velocità 4 metri, 12 satelliti con la compatibilità GLONASS, quindi non abbiamo avuto alcun problema. Stage Fright, qui abbiamo il fix, quindi nessun problema di vulnerabilità. Memoria interna, abbiamo una 16 giga di memoria interni con 12,6 disponibili e dei 3 giga di RAM abbiamo sempre dai 1,6 a 2 giga liberi, quindi anche qui siamo tranquilli. Sensore principale, come dicevo, IMX 214, secondario GC 5024, ma 5 megapixel di qualità, diciamo, mediocre, non niente di che. LiGo con il suo menu.
con una versione Android 5.1 e aggiornata quindi con lo Shark OS 1.2, dico, del 28 gennaio. Queste sono impostazioni fotocamera, come dicevo. E il touch è a 5 tocchi, quindi un buon pannello preciso e comunque molto sensibile anche al tocco, non ci sono nessun problema. Banda 20 presente per il 4G, 1, 3, 7, 20, quindi quelle eventualmente usate in Italia ci sono tutte, più il 3G e 2G. Nessun aggiornamento disponibile del firmware, quindi ci siamo. Cosa abbiamo nelle impostazioni? Abbiamo il quick setting e il menu generale. Come vedete, ci sono delle impostazioni e delle quick setting che sono completamente diverse da quello che ci aspettiamo. Se andiamo su More, possiamo anche personalizzare la posizione, cosa molto molto gradita. Se torniamo indietro, in General Setting, come vedete, il menu è praticamente stock con delle aggiunte che sono lo Smart Window, sveglia intelligente, Power Master, che non è altro che un risparmio energetico per andare a killare delle applicazioni, le Smart Gesture per andare a utilizzare il sensore di prossimità, la Smart Motion anche qui per andare a usare l'accelerometro per varie tipologie di utilizzo, l'Assistive Touch che è un pallino laterale per utilizzare comunque la funzionalità in più a mo' di un quick touch per utilizzare alcune funzioni, LED di notifica, fingerprint, mobile anti-theft per la sicurezza. Come vedete, qualche opzione non è tradotta, quindi rimane in inglese. Modalità visitatore per inibire alcune funzioni in caso lo diate a persone che comunque a cui non volete far vedere il contenuto. Queste sono le opzioni. Anche la possibilità di essere utilizzato come lettore di memorie, isolato compatibile quindi 8G. Come vedete. Andate a navigare sulla memoria esterna 8G senza alcun problema. 8G e inoltre può fare da power bank, quindi da power bank per andare a alimentare altri dispositivi, quindi essere lui la fonte di carica per altri smartphone. Ora la fluidità generale, l'interfaccia anche, non ci sono assolutamente problemi. Modalità connetta un po' particolare, come vedete, proviamo una chiamata. Anche interfaccia della parte telefonica un po' diversa rispetto a quello che... Volume molto alto. Nessun problema di audio, quindi qualità audio molto buona. Tenuta della rete, non abbiamo avuto problemi, dovremmo testarla un po' meglio. Fluidità buona. Non abbiamo mai rilevato problemi di calore sulla parte posteriore, quindi buona dissipazione del calore. Prova, facciamo. Dimensioni comparate con 5,5 pollici, quindi UE Phone Power. Come vedete non ci sono poi tantissime differenze. Differenze maggiori ce l'avete sulla parte di ingombro laterale, ma nemmeno tantissime, come vedete. Quindi un 6 pollici davvero ben ottimizzato per quanto riguarda le dimensioni e l'ingombro, proprio per l'utilizzo dei tasti a schermo che invece l'Ulefone non ha. Quindi eccezionale questo LIGO Shark, ovviamente un buon dispositivo. Speriamo che LIGO lo aggiorni con Android 6, ma intanto si comporta molto bene. Ringraziamo MyFox per il LIGO Shark e vi ricordo di cliccare su vi piace, se vi piace di cliccare su like e di iscrivervi al canale, perché se in arrivo uno smartphone veramente interessante, l'iPhone P9000 Lite, quindi vi aspetto per la prossima recensione. Grazie a tutti e a presto, ciao!